30 e 50% considerando anche le cause miste di infertilità di coppia. Probabilmente sono anche sottostimate, perché come sapete il registro viene aggiornato sulla base della certificazione e spesso l'andrologo non fa questo tipo di certificazione, mentre nel grafico a torte che vediamo pubblicato ogni anno, e che ha un ritardo di 2 anni nella pubblicazione, come sappiamo, la fetta di torta sono molto distinte per le cause femminili, molto meno per le cause maschili. L'infertilità o ridotta fertilità può derivare da disfunzione testicolare, endocrinopatie, fattori legati allo stile di vita, tabacco, obesità, fattori anatomici congeniti e tant'altro. L'invecchiamento invecchia anche il seme, naturalmente, così come gli ovociti. Secondo le linee guida europee dell'infertilità, la infertilità maschile richiede l'infertilità di coppia richiede che entrambi vengano visitati contemporaneamente, quindi il maschio va visitato, ha fatto una corretta anamnesi dettagliata, un esame fisico mirato, eventualmente test di laboratorio selettivi e ovviamente è compresa l'analisi dello sperma. Quasi mai questo percorso è realmente realizzato. Spesso la coppia seguita dal ginecologo effettua semplicemente per effettuare l'esame seminologico e da quello deriva un'eventuale diagnosi di infertilità maschile. Bene, ma quello che mi è stato assegnato riguarda il quella che è la nuova, il nuovo manuale di laboratorio dell'età PCO, che era fermo al 2010 e che è stato aggiornato nel 2021. Fermo restando che nella riunione dell'ESCRE del 2019 veniva valutato che l'infertilità maschile non può essere prognostica nelle tecniche di riproduzione assistita, ma possiamo vedere cosa è cambiato per cercare di migliorare e di affinare quelle che possono essere le possibilità di intercettare un maschio infertile e trattarlo. Ricordiamo che la traduzione italiana è disponibile, è stata effettuata da tutti i motori che vedete, dalla SIA ma anche dalla SIVO, e la potete trovare online facilmente consultabile. Cosa è cambiato? Vediamo un poco. Nel 2010 si parlava di procedure standard, test facoltativi e test di ricerca. Nel 2021 i termini sono cambiati, si parla di esami di base, poi di esami estesi e poi ancora gli esami avanzati. Non è cambiato nulla nella valutazione macroscopica, tranne quello che è anche la possibilità dell'odore dell'eiaculato, che può dare dei rilievi clinici su quello che possono essere delle problematiche di tipo maschile. Cambiata qualcosa, abbiamo ritornato un po' indietro sulla motilità, prima era progressiva, non progressiva, adesso nel 2021 è ritornata ad essere rapida e lenta. Piccole variazioni anche su quello che riguarda la vitalità, che si esegue quando la motilità degli spermatozoi è inferiore al 40%, i dati al quinto percentile nel 2010 erano del 58, sono scesi al 54 nella nuova edizione. Test di vitalità spermatica, gli embriologi, i biologi che sono in sala conoscono decisamente meglio di me quali sono i passaggi da effettuare, e i quadri poi alla fine al microscopio sono quelli che questi spermatozoi colorati in rosa saranno quelli non vitali, quindi con una membrana danneggiata, e quelli bianchi saranno invece quelli vitali con una membrana intatta. Aumento della materna, soprattutto per quanto riguarda la prima gravidanza, e questo chiaramente si evince da questo grafico, questi dati Istat che mostrano che tra il 2023 che l'età materna della prima gravidanza in Italia è circa 1,6. Ovviamente le ragioni di questo cambiamento sono molteplici, lo sappiamo benissimo, la donna è sempre più presente nella vita lavorativa, quindi questo progetto di genitorialità viene rinviato di anno in anno. E quindi ovviamente si tarda a ricercare questa gravidanza. Ma qual è, oltre a questo, ovviamente, diciamo che noi clinici spesso ci ritroviamo a proporre un percorso di ovulazione
oltre perché abbiamo pazienti di età avanzata, anche perché molto spesso la qualità dei leucociti è alterata in queste donne di età materna avanzata. Brevemente, in questa slide viene scritto quello che accade appunto nei leucociti di una donna di età superiore ai 35 anni. Quello che accade sono disfunzioni mitocondriali, probabilmente anche un modificato rapporto nutrizionale di queste pazienti, ma anche problematiche ormonali. Tutto questo porta ad un metabolismo epigenetico anomalo che poi determina dei veri e propri cambiamenti epigenetici. L'ovodonazione è un fenomeno che non esiste in natura, però sicuramente ci ha aiutato a superare i limiti biologici della maternità e ha cambiato il modo di immaginare la maternità, aprendo nuovi scenari. Quando si decide di studiarlo come fenomeno clinico, intanto non è semplice avere un vero e proprio gruppo di controllo. Esistono per lo più dati in letteratura sulla patologia di queste pazienti e non sulla fisiologia. Che cos'è l'ovodonazione? Sicuramente non è un trapianto, però sicuramente ci offre maggiori chance di successo e una pregnancy rate abbastanza elevata. Infatti, se paragoniamo la pregnancy rate da un ciclo al fresco in una PMA omologa, abbiamo circa il 30,8%, nelle ovodonazioni la pregnancy rate è intorno al 50,2%. Una condizione psicologica che comporta e può indurre tutta una serie di sequele psicoevolutive sullo sviluppo della coppia che vuole diventare genitore. E tra l'altro con il professore stiamo pubblicando uno studio, tre studi stiamo pubblicando su questo, e la letteratura del settore ce lo indica, come i fattori di personalità, secondo per esempio la teoria dei big factor, che per i non addetti lavori sono neuroticismo, coscienziosità, apertura mentale, estroversione, amicalità, questi fattori di personalità possono, la letteratura dice questo, possono essere determinanti nel modo in cui una persona reagisce agli eventi di vita stressanti. E la letteratura ci dice, molti studi dicono questo, anche il nostro, che alcuni di questi fattori di personalità, come per esempio il neuroticismo, è correlato positivamente, quindi con correlazioni statisticamente significative, con alti indici di depressione. Questo che cosa vuol dire? Che un paziente con alti indici di neuroticismo, che quindi il gioco forza è ipercontrollante, che è, si adatta meno ai cambiamenti, che è ha una percezione di sé come meno competente nel reagire alle difficoltà che la vita gli pone, ha alti indici di depressione. E tra l'altro nel nostro studio, l'ultimo pubblicato, si evince come la media, in un campione di 179 pazienti, la media delle donne ricopriva i criteri diagnostici per un disturbo dell'umore lieve. Al primo colloquio, stiamo parlando di coppie che si accingono ad iniziare un percorso di PMA, quindi la condizione di base, di partenza, diventa, quando somministriamo test psicometrici, diventa quella di un disturbo dell'umore lieve. Quindi diventa importante all'interno del primo colloquio di presa in carico del paziente anche la valutazione psicodiagnostica, così come io mi confronto sempre con le colleghe biologhe del nostro servizio, così come il paziente che accede al servizio di PMA esegue tutta una serie di esami preliminari, ematochimici, genetici, infettivi, deve sottoporsi, è giusto che sia così, per la sua presa in carico efficace, a tutta una serie di test psicodiagnostici, con test ovviamente validati, quindi standardizzati, certamente sì, però che ci diano un quadro completo
di funzionamento della persona e della sua personalità. Sappiamo che i tratti di personalità sono tanti stabili, che non cambiano nel tempo, per cui una paziente che già si presenta con alti indici di depressione, immaginate che cosa accade se questa depressione non viene presa in carico, se la gravidanza, noi ce lo auguriamo sempre, si realizza, può diciamo trasformarsi in maniera anche cronica in una depressione postpartum. Quindi sono tutte condizioni psichiche che vanno prese in carico nell'immediatezza e quindi già al primo colloquio. Oltretutto ha un basso contenuto di fibre, quindi di frutta e di verdure, quindi di minerali e di vitamine. Questo scenario aumenta l'espressione dei radicali liberi, che porta a un incremento dello stress ossidativo e a uno stato infiammatorio che porta a un danno di cellula, tessuto ed organo. Questo perché? Perché la dieta occidentale porta a uno sbilanciamento eccessivo dell'equilibrio precario di omega 3 e omega 6. In una dieta sana, diciamo equilibrata, l'equilibrio tra gli omega 3 e gli omega 6 deve essere in un rapporto massimo di 4-1. Nella dieta occidentale questo rapporto è sbilanciato totalmente verso gli omega 6 fino a raggiungere un rapporto di 13-1. Gli omega 6 attivano la cascata dell'acido arachidonico e portano alla formazione di agenti pro-infiammatori come le prostaglandine e le leucosiene trombozzane, a differenza di omega 3 invece che attivano una cascata che genera agenti anti-infiammatori. Quindi nelle donne che conducevano una dieta occidentale si è osservato un ambiente follicolare infiammatorio che potrebbe interrompere lo sviluppo degli ovociti. Quindi qual è la dieta più giusta per preservare la salute della riproduttività? Ovviamente viviamo in un momento dove ci vengono offerte tantissime opportunità, tantissime varietà di diete, la chetogenica, la paleolitica, la vegetariana, la vegana, ma qual è in realtà la dieta che si associa maggiormente a una produzione di uno stato antinfiammatorio? Vabbè, presta la dieta mediterranea, che è considerata il gold standard per la salute, perché è in grado di migliorare il quadro di parametri metabolici associati a malattie come il diabete e la sindrome metabolica, che sono a loro volta strettamente associati all'infertilità. Questo studio evidenzia come una maggiore adesione alla dieta mediterranea fosse associata a una maggiore probabilità di rimanere incinta, un miglioramento nella qualità dell'embrione, a un più alto tasso di gravidanza clinica e live birth. In cosa consiste la dieta mediterranea? La dieta mediterranea porta a un aumento dell'introito di cibi freschi, principalmente di origine vegetale, acidi grassi mono e polinsaturi che derivano dall'olio d'oliva e dal pesce, di fibre, di vitamine e di antiossidanti, e a un ridotto introito di alimenti processati, calorie, acidi grassi saturi e proteine di origine animale. Tutto ciò che la mamma mangia, ciò che la mamma ingerisce, fonte vitale per lo sviluppo del feto prima e del bambino poi, quanto più la mamma si alimenta correttamente, tanto il nascituro sarà perfetto, crescerà più sano e se continuerà con un giusto apporto nutrizionale, vivrà più a lungo e con meno di patologie. Quindi alimentarsi correttamente è la prima regola per vivere più a lungo. Grazie.